Trail del Nevegal, un'edizione da ricordare non solo per il sole che ha accompagnato la seconda metà della competizione, ma soprattutto per la partecipazione record che ha visto oltre 300 runners gareggiare sul Colle Bellunese. Podisti e amatori provenienti da tutto il Triveneto e anche dalle nazioni vicine hanno letteralmente invaso il campo scuola. Una manifestazione made in Belluno che continua a crescere negli anni grazie alla gestione dell'associazione Nevegallica presieduta da Giampaolo Garaboni. Due i tracciati di gara, il Trail del Nevegal lungo un percorso di 22 km e con 1700 metri di dislivello positivo è stato dominato dall'atleta dell'Alpago Tornado Run Gianpietro Barattin con il tempo di 2 ore e 46 secondi. Per quanto riguarda la categoria femminile è stata Francesca Scribani, runner dell'Atletica Cortina, a primeggiare con il tempo di 2 ore 32 minuti e 56 secondi. Mi sono divertito, cercato di spingere tutto in su, fino ai 20 in quarto, poi eravamo lì insieme e alla Faverghera sono andato e via, dai. Un bel percorso, non particolarmente proprio tecnicissimo, quindi si poteva correre bene. Nel mini trail da 6 km e 500 metri di dislivello positivo invece ad affermarsi è stato Giorgio Dell'Osta con il tempo di 43 minuti e 50 secondi. Per la categoria femminile il gradino più alto del podio è andato a Sabrina Viel con il tempo di 55 minuti e 31 secondi. Abbiamo fatto buoni ritmi, il percorso era perfetto, segnato bene, davvero bello, mi sono divertito.